Dai. Finalmente si torna e finalmente avanziamo nei piani. Sate, ようやくだな. お前たちには負担をかけたな. Ma in realtà neanche troppo, eh. Cerca di non esagerare, Condition wa kanpeki da. Te lo auguro. Ma mite moraireba wakaru. D'accordo. Okure o totta bun wa sugu torikashite yaru. Certo. Senpai toshite no ichi mo aru shi na. Mazu wa zensen ni dashite kure. Siamo in tre, quindi uno spazio c'è. Vai tranquillo. Che succede? I tarocchi, la papessa sta reagendo. La carta dell'arcano maggiore, la papessa, è stata aggiunta alla mano arcana. Sai che pensavo sarebbe tipo scomparsa nell'aria. I danni dell'assalto aumenteranno finché non abbandonerai il tartaro. Già molto meglio del mago. Quindi io farei folle e ovviamente papessa. Cosa stanno facendo quei due? Ti stavo aspettando. Potresti concedermi un attimo del tuo tempo? Ma certo. Devo complimentarmi per la tua recente vittoria. Pare che il tuo potere continui a crescere. A proposito di un simile potere, devo chiedertelo. Hai familiarità con gli arcani maggiori? Sì. Hi. Per usare una metafora, gli arcani maggiori sono la pianta dalla quale discenderà il tuo giardino di abilità che è costante crescita. Dopo aver sconfitto ombre particolarmente forti, questi arcani maggiori ti appariranno come carte. È nel tuo interesse raccogliere queste carte man mano che le trovi. Grazie, lo avevo già capito, però ti ringrazio della spiegazione. Gli arcani maggiori saranno una risorsa utile andando avanti. E sai che ti dico? Non ti dico che dovremmo rifarci tutti e 20 i piani? Però, Akiko, giusto per sapere, a che livello sei? Al 14, oh là, è addirittura superiore a noi. Guanti d'ottone, 51, boia. Un po' basso l'attacco, e tu beccati l'arco giocattolo. Vestito da principe, ah... Ho già capito. Entriamo e ricominciamo dai piani inferiori. Rilevo una strana presenza oltre il 20° piano. Credo che in quel punto inizi una nuova area. È come se qualcosa si muovesse. Andiamo ad indagare. Voglio confermare di cosa si tratta. Conto su di te. Da dove vuoi partire? Dall'inizio. L'arco giocattolo è terribile e quei guanti blu sono orribili, fra. Se ve lo state chiedendo, ho ricominciato da capo per il semplice fatto che così ci prendiamo le varie scatole minori. Madonna mia, che brutto quell'arco. Oia, che velocità. Bravissimo. E soprattutto, se abbiamo un po' di fortuna, ci becchiamo anche qualche mano arcana gratuita. Anche se non riusciamo a fare gli assalti. Porca troia, 820 yen. Sono ben accetti ora come ora. Goccia dell'anima. Visto? Porca miseria, altro che questa è ben accetta volentieri. Frammento del crepuscolo. Mamma mia. Sto giro in backtracking è stata un'ottima idea oggi. Perfetto. L'impeto arcano ottenuto. E ho appena scoperto che aumentando la quantità di, appunto, arcani maggiori, dobbiamo trovarli tutti. Ok, in realtà non è un problema, però vuol dire dover farle molte di più. D'accordo. Danno aumentato dall'assalto. Perfetto. Tanto a me importa principalmente di quella del matto che ci dà più punti esperienza. Perfetto, anche il matto ottenuto. Anche l'ultimo impeto arcano l'abbiamo ottenuto. Perfetto. Quindi ora le carte salgono di livello. Penso che questa sia un'ottima strategia anche quando avremo piani molto più alti. Farti un giro nei primissimi piani per iniziare ad avere anche con un po' di culo le mani arcane. Prenderti già i primi impeti arcani, ovvero gli arcani maggiori. E poi salire nei piani maggiori nel caso appunto devi salire. Credo che un'ottima strategia sia proprio farti tutti i piani inferiori. Perché così ti inizi a fare tutte le carte che ti mancano per farti un impeto arcano. E poi una volta che sei già a buon punto, le hai fatte tutte, te inizi a salire così. Prendi anche più punti esperienza, uno. E due, ti prendi già le carte di livello superiore. Eccolo qua, la prima volta che vediamo la sua persona. E la usiamo su una mano dorata. Speriamo che ci dia anche la mano arcana. Perfetto, più punti esperienza. Oh, che fregatura. Sono un cretino perché ci ho pensato adesso. Dovevo fare la lettura della rarità. Non ci ho pensato, cavolo. Vabbè che onestamente forse ora come ora ancora diciamo che è presto. Ok, eccoci finalmente al 22° piano. Bene, ci siamo. Come pensavo, questo piano è... Non percepisco alcun nemico. Puoi dare un'occhiata in giro, Star? Non possiamo sapere cosa accadrà, perciò attenzione, va bene? Sì, signora. Fammi indovinare, Katsin, dove le scale ora? Crum. Cosa sono queste scosse? Attenzione! Ok, no, per un attimo ci ho pensato potesse apparire qualcuno, però mi sembrava strano. Eccole qua. Scale pronte.
È finita. Cos'è stato? Una cosa è sapere che il Tartaro cambia ogni giorno, ma vederlo accadere davanti ai nostri occhi... Ad ogni modo, la via è libera. Proviamo ad esplorare da quel punto. Quando al nostro prossimo obiettivo... Quando? Non quanto. Quanto al... Presumo ci sarà un'ostruzione simile più avanti. Puntiamo a quella, conto su di te. Ah, vorrei che non ci fossero più tremori improvvisi. Mi si è quasi fermato il cuore. Mi preoccupa cosa potrebbe aspettarci più avanti, ma visto che la strada si è aperta, non ci resta che proseguire. Esatto, ma noi torniamo prima indietro. Ma pensa tu, che cosa abbiamo qui? Al momento sembra che tu possieda un gran numero di persone. Davvero notevole, oserei dire. Tuttavia, forse nelle tue condizioni attuali saresti più in grado di utilizzare ancora più persone potenti? Qualora fossi interessato, presentati la stanza di velluto. Nel senso che mi stai chiedendo di fare qualche nuova fusione per liberarmi di quelle vecchie inutili? Beh, adesso siamo a livello 14. Vediamo cosa possiamo fare. Con il 13 possiamo fare Berit e Tamlin. Ah, Tamlin. Bello, Griffiths. Già che ci siamo, facciamo anche Berit. Sono Berit. Non temere, mio signore. Qui giuro fedeltà a te e soltanto a te. Sono un cavallo. Io, Slime, troveremo insieme per sempre. Mamma mia, che brutto. Boh, direi che ci siamo fatti un po' di spazio per altre persone. Visto che abbiamo ottenuto tutte le carte che ci servivano, ho fatto le fusioni, ho liberato un po' di spazio e tutto, proseguiamo dal 22° piano. D'accordo, finché seguirai le mie istruzioni potrò indicarti il percorso sicuro. Quindi, da ora, si prosegue in zone nuove e con nuovi nemici. Il piano di sopra ha qualcosa di diverso, avverto qualcosa di più potente, come una forza di volontà tangibile. State in guardia. Speriamo di essere al livello adeguato, allora. Sembra una delle zone finali dei Memento, questa. Cioè, sembra molto più cattiva rispetto a prima. Ah, che bello. Wow, è tutto molto più curvo ora. E anche le ombre hanno un colorito diverso. Sono violate. Vabbè, quello però è la luce, probabilmente. Le bilance. Iniziano ad apparire le bilance, che quindi è debole al vento e, a questo punto, ipotizzo, anche all'elettricità. Giusto per sicurezza. Vediamo quanto gli facciamo con un assalto. Giusto per sicurezza. Quindi con un Garu che è molto debole come attacco gli facciamo metà vita. In teoria vuol dire che siamo messi abbastanza bene. Ora siamo in 4, tra l'altro facciamo ancora più danni. Quell'arco è terribile comunque. Veramente brutto. E iniziano ad apparire le nuove persone. Ribellione, già ce l'abbiamo. Vediamo quanti punti prendiamo. 100 punti esperienza. Vuol dire che non danno ancora tantissimo a livello di esperienza. E la cosa un po' mi disturba. Sono deboli ai pugni questi. Fantastico. Bom, perfetto. Mano arca. Questa ce l'ho già però. Susukaja cos'è che faceva? Oh, va bene, carte nuove. Iniziamole a prendere. Susukaja aumenta precisione di un alleato e anche elusione. Ok, iniziamo a trovare già i forzieri. Soldi? No, gemma Makua. Altro forziere e altra ombra che prendiamo da dietro. Però mi sa che l'ho presa di lato. No, l'abbiamo presa, perfetto. Quindi pugno e Garu. Più mani arcane otteniamo fin da subito, meglio è per noi, sia chiaro. Tieni, passiamolo a lui. Quindi adesso c'è l'aumento dei danni o no ancora? Mi sa di no, eh. Perfetto, assalto. Ah, tra l'altro è vero, è la prima volta che vediamo anche la sua immagine con l'assalto ora. Ok, un po' me l'aspettavo questo finale. Risucchio vitale. So già che prende poco di vita, quindi 1700 yen. Pochi, ma neanche poco. Ok, carina, mi piace, perché, ma ovviamente si toglie i guantoni per l'immagine. Cosa c'è nel forziere? Un'altra gemma, ok. Io ovviamente vado più avanti possibile. Cerchiamo di avanzare fin dove riusciamo. Se riusciamo ad arrivare al massimo dei piani, guarda, mi fai contento. Non so quanti siano. Il terreno accidentato. Fate attenzione agli eventuali angoli ciechi. Quindi mi stai dicendo... a parte che c'è un'ombra rara. Quindi mi stai dicendo che ci potrebbe essere... In realtà c'era anche in Persona 4. Ogni tanto succedeva raramente che si rompeva il terreno e cadevi al piano di sotto. Però qua c'è sia il forziere che un'ombra rara. Se solo avessi fatto però... La lettura della rarità, maledizione. Tu sei ancora quella di prima o sei diversa? No, è una diversa. Ok, non è debole al taglio.
Alle frecce no, ai pugni mancato, quindi non lo sapremo mai. Vabbè, io provo intanto con qualche elemento, vediamo se funziona. Ok, non è debole all'oscurità. Sta aspettando. Proviamo quindi il vento. Mancato, fantastico. Proviamo col fuoco, che se anche riesce a fuggire, perlomeno iniziamo già a scoprire le sue debolezze. È arrivato a questo punto? Anche l'elettrico, il ghiaccio e anche il vento. Però ho il dubbio che non sia debole a nulla. Infatti. Ok, però già abbiamo tolto il 90% della pool, quindi almeno se mai la rincontriamo possiamo scoprire più facilmente che cosa usare, magari. I tavoli so che sono tanto resistenti, sti stronzi. Però non mi ricordo se sono deboli al vento o all'elettrico. Maledizione, lo sapevo. Che bello avere un minimo di conoscenza, ma proprio un minimo, proprio il minimo sindacale per non essere totalmente in difficoltà grazie Persona 4, grazie. Che poi ovviamente Persona 5 certo ti dà un'infarinatura molto più larga rispetto al 4 e al 3, però il 4 perlomeno mantiene le ombre con gli stessi aspetti che ci avevano in quello vecchio. Soldi o esperienza? Soldi. Se abbiamo la scelta, guarda, li preferisco addirittura all'esperienza a questo giro, perché non mi ci vuole nulla ad andare in giro a uccidere più ombre, a rifarmi i piani, a riucciderle di nuovo. Oppure giacca a vento. Che ne dici, posso usarlo? Non equipaggiarlo, voglio prima vedere. Mentre coi soldi purtroppo non è sempre fisso che le otteniamo. Giacca a vento, riduce i danni da fuoco. Certo, purtroppo consumiamo chiavi ad aprire sti forzieri, eh. Tra l'altro ho appena notato che sono delle facce queste. Allora, posso dare una mia preferenza sia su Persona 3 che Persona 4? Preferisco onestamente più Persona 5 a livello di dungeon, passatemi il termine. Secondo voi sono deboli al vento? Sarebbe da scoprirlo. Non lo sono. Ecco fatto, resistono pure. Bufu, quindi potrebbe essere debole al fuoco. La cosa strana è che Iori, nonostante sia una persona di... che utilizza il fuoco, non è debole al ghiaccio, il che comunque lo rende abbastanza pratico, ti dirò. E poi Hermes, che utilizza robe di vento, oggettivamente parlo a livello di Morgana con Mercurio, poi però è debole al vento, nonostante siano la stessa persona. Dicevo, preferisco i dungeon di Persona 5 perché ogni castello, ogni palazzo è unico a modo suo, mentre qua, sia in questo sia in Persona 4, cambia l'ambiente, però il concetto rimane sempre quello. Dungeon ogni volta cambiano, ogni volta nemici diversi al salire del piano. Questo c'è anche in Persona 5 con il Memento, per carità. Ma la parte principale, quella dei palazzi, il palazzo è diverso, ogni palazzo ha la sua struttura, ogni palazzo ha il suo modo di essere unico. E quello, secondo me, ancora ad oggi è un punto di vantaggio per ora. Per ora, secondo me, Persona 5 se la cava ancora benissimo sotto quel punto di vista. Speriamo che un eventuale Persona 6 mantenga questa struttura. Aghi, sei debole al vento? Vabbè, non sprechiamolo per adesso visto che è morto. Lo scopriremo dopo. Mentre quando sconfiggi i nemici, preferisco Persona 4 perché lo shuffle time, appena l'ho scoperto e ho capito come funzionava, ho detto cazzo, se ci fosse stato in Persona 5 questa cosa, l'avrei adorata. In Persona 3 ovviamente è grezzo, passatemi il termine, è più cattivo, è più concentrata la cosa. Mentre in Persona 4 invece, se riesci a girare per bene tutto, riesci a fare delle combinazioni mica male. Poi, lo ripeto, non so il gioco originale se non ti dessero i soldi, però il fatto che non ti dà soldi sconfiggere i nemici ti rende veramente più tattico dover gestire tutto quanto. E per carità, può essere anche buono. D'altra parte, qualche soldino io onestamente l'avrei tenuto, cioè gliel'avrei fatto dare ai nemici. Poi ovviamente sta tutto nel sistema del gioco, proprio ti devi gestire queste cose. Se senza soldi vai a lavorare, se senza soldi quando trovi la carta dei soldi prendi solo i soldi. Anche perché onestamente adesso come adesso i punti esperienza che prendiamo sono un po'
micragnosi. Nemico? C'è un guardiano su questo piano non troppo lontano. Da quanto non vi curate? Dal piano di prima, che ho usato una pietra vitale. E fammi indovinare, ogni piano con un guardiano troveremo probabilmente il teletrasporto, ma dopo la boss fight. Dopo la mid boss fight, ovviamente. Forziere dorato, vediamo che cosa nasconde. Questo vuol dire una cosina, vuol dire che inizieranno ad apparire nemici con l'insta kill, che sia di luce o che sia d'oscurità. E questo diventa problematico se è l'oscurità, perché Angelo è l'unica debolezza che c'ha. Ma tutti coglioni. So che stronzo da dire, ma ce l'hanno solo con lui. Ah, lui è elettrico, ci ho appena fatto caso, tra l'altro. Non avevo neanche controllato che elemento fosse lui. Tamlin, 13 di forza. Ed è debole solo all'oscurità. Quindi abbiamo un problema di oscurità nella nostra squadra al momento. Ok. A livello di danni sembrerebbe essere buono questo. Tamlin, tra l'altro, per il momento credo che sarà molto utile. Sarà molto utile. Un'altra persona che sicuramente vorrei utilizzare, questo scaturisce un po', purtroppo devo dirlo, dai trailer, perché è un po' spoiler, ma almeno ti fai anche un'idea generale. Con i trailer ho scoperto che Siegfried e Mithras, non mi ricordo come si chiama, se è Mithras o Mithra, a forma di roccia con lui che esce fuori, fanno l'attacco combinato loro. E Siegfried è un ottimo attaccante fisico. Non è a livello di Yoshitsune, ma secondo me può cavarsela. Che tra l'altro su sto Griffiths, vederlo lo sapevo, utilizzare una magia di luce è quasi una blasfemia. Anche se quando utilizzava ancora i capelli bianchi era ancora bravo. Bello Berserk, dovrei continuarlo a leggere, ma purtroppo non riesco. Sono bloccato perché ho mille cose da leggere ancora. Maledizione. C'ho troppe cose che sto leggendo al momento. E sono sicuro che qualcuno mi direbbe: No, devi dare per ovviamente precedenza a Berserk. Il problema è che questo pensiero ce l'ho per tutto quello che ho da leggere ad ora. Certo, la possibilità di avere la mano arcana comunque fa gola. Il problema è che devo comunque gestirli i miei SP. Non dobbiamo sprecarli. Non del tutto e non tutti. Siamo a 23.000 yen. Sai che se arrivassimo a 100.000, il primo acquisto onesto che faccio è proprio andarci a prendere l'anello, perché così iniziamo a prendere qualche punto extra. Tanto ora come ora non ho in mente un eventuale equipaggiamento che ci possa essere più utile. Lilim, persona nuova. Ok, per quanto forse era meglio i punti esperienza, però meglio avere sempre roba nuova nelle nostre fila. Vediamo, secondo me è debole alla luce. Debole alla luce. Ripeto, una sola debolezza e due resistenze. Non male. Cioè, guarda Slime, tre resistenze, che per carità, quelle fisiche sono buone, però fuoco e vento sono abbastanza comuni. Berit uguale, una sola debolezza. Ci sono persone deboli che però hanno delle resistenze mica male. Hanno delle resistenze veramente interessanti. Oh, guarda un po', una chiave. Fantastico. Anche trovarla in giro è comodo comunque. Magari nei piani in cui non succede nulla o che non trovo niente di utile, ecco, questo è utile, magari vado avanti proprio tranquillo. Appena succede qualcosa di importante, troviamo qualcosa di buono, magari inizio a fare qualche salto di piano. Ad esempio, ecco qui una battaglia. Ci sono due uccelli con i cuori e un grande uccello di fuoco. Rivelo un nemico potente più avanti, state tutti allerta. Vediamo se avevo ragione. No, questo è un nemico unico. Se solo potessimo raccogliere informazioni prima di affrontarlo. Non importa, una volta in battaglia posso analizzare i nemici. Usa ogni informazione a tua discrezione. Segui la strategia precisa e otterremo la vittoria. Ok, io farei che ogni volta un salvataggio me lo butto su. Ogni volta che arriviamo a un piano c'è un teletrasporto, esco, rientro, ci facciamo un salvataggio. E per adesso non utilizzerei neanche l'orologio. Secondo me ce la facciamo. Salvataggio l'abbiamo fatto, direi che siamo a posto. Il territorio nemico si trova più avanti, sei pronto alla battaglia? Ok, l'uccello quindi è debole alla luce. Rimane da scoprire che cosa sono deboli gli altri due. Forse l'elettrico? Muoviamoci squadra, non perdetemi di vista. Junpei. Però forse è diverso. Aquila del fulmine e Will o Wisp è fuoco, quindi
Bisogna leggere anche i nomi delle battaglie uniche. Ah, quella del fulmine, allora controlliamo. Questo vuol dire analizza i nemici. Anche il nome può essere un aiuto. Quindi controlliamo subito se abbiamo ragione. Angelo, pensaci tu. Avevo ragione. Credevi di fregarmi, eh? E Garu. Bello Angelo, mamma mia. Allora, sta battaglia purtroppo sappiamo già che i nemici boss non ci fanno la mano arcana. Ma questo non vuol dire che se non facciamo un assalto non gli facciamo più male. Ma perché tutti attaccate lui? È l'unico ma perché fate sta cazzata continuamente? Ma scusami, vabbè, guarda. Quella del fulmine. Oh. Attacchiamo con la terra? No, tanto rimane confusa, dai. Perfetto, dai che forse l'ammazziamo. Aia. Ti piacerebbe. Perfetto, e uno è andato. Ok, quella è ancora giù, quindi tocca a me. Bufu. Ok. Andate pure. Questa è gratuita, visto che l'altra è ancora atterrata. Però siamo 3 su 4. Vabbè, vuol dire meno danni, ma questo non vuol dire che tu sopravviva. Non a questo giro. Ok, bello. Quindi mi fai attacchi di fulmine e io ti fa continuare a colpire col vento. Tu colpisci me, io colpisco te. Ah no, era... Oh cacchio, era l'altro, sono scemo. Che scemo, era l'altro che era debole al vento. Proprio scemo. Vabbè, colpa mia. Tanto ormai sei morto, mi dispiace, ma... Resiste ai pugni, quindi, eh. E allora beccati il ghiaccio. Mi spiace, ma ora ci muori. Speriamo che l'assalto l'ammazzi. Speriamo che l'assalto sia la mossa giusta. Vediamo. Andata. Fantastico. Missione compiuta. 2167, boia. Mica male, grandi. Grandi che tutti. E Magaru, finalmente. Attacco di vento a tutti i nemici. Grande, finalmente. Tu invece? Tarunda. Riduce l'attacco di un nemico. Junpei niente? Oh, che sfiga. Non so voi, ma avere Senpai con noi è una vera garanzia per questi scontri più seri. E beh, vedi tu. Sì, conosce decisamente le battaglie come le sue tasche. Sei di grande aiuto, Senpai. Sodana. Ci penso io a voi, lo sapete. Devo comunque recuperare il tempo perduto. Sono felice di vedere che sei tornato in piena forma, Akiko. Ma ricorda che la situazione ora è diversa. Non possiamo più permetterci di perderti per un periodo così lungo. Non preoccuparti, sono rimasto a guardare anche troppo. Sono pronto a tornare in azione. Yarzo? Va bene, il riscaldamento è finito. Ora si fa sul serio. Quindi... era solo un riscaldamento. Questo qui è un mostro. Dicevo, andiamoci a prendere prima gli oggetti che si trovano qui. Esatto, quindi questo. Niente di eccezionale. E il... Dov'è il forziere? Sarà, spero, un'arma per Akiko a questo punto. Vediamo. Ah, Maragi. Oh. Allora, forse ho capito. Solo i forzieri da 3 sono equipaggiamenti, sia armi che armature. Magari danno fuoco a tutti i nemici. Vorrei, ma meglio non usarlo. Per adesso. Avete avuto già a che fare con le alterazioni di stato. Potete provare a indebolire il nemico potenti con alterazioni di stato. Per esempio, un'angoscia potente riduce il loro attacco, mentre con la confusione potete renderli più passivi. Quindi angoscia riduce l'attacco. Scegliete le tattiche più adatte in base alla situazione. È stato aggiunto il tutorial alterazione di stato. Beh, allora, onesto, vorrei controllarlo. Perché per esempio in Persona 5 il congelamento non c'era. Allora, folgorazione impedisce di muoversi. Congelamento impossibilità di muoversi. Mentre assegno un fisico risulterà un colpo critico. Ok. Se sono folgorato o congelato mi possono fare un critico. Malia porta ad attaccare gli alleati o a potenziare i nemici. Confusione invece gettare via soldi e usare oggetti a caso. Il veleno ovviamente ogni turno fa danno. La furia aumenta l'attacco ma diminuisce la difesa ovviamente. L'angoscia meno attacco e la paura ti dà la possibilità di non fare l'azione. Vabbè, essere atterrati è un'altra cosa. E le vertigini, maggiore probabilità di subire colpi critici. Aia.
ma ci sono tante alterazioni che ti impediscono il movimento qui. Però non ci sono alterazioni come il sonno. Oh, finalmente possiamo già giocare a colpire più bersagli in una botta sola. E soprattutto a risparmiare un po' di pipì. Vai, andate con un attacco. Ok, iniziano ad apparire i numeri più alti finalmente. Vabbè, in realtà l'ammontare di soldi a me sembra sempre lo stesso. 2180 yen, buono. Siamo già a 32.000 yen, fantastico. Un attimo, questo piano rileva un segnale nemico insolito, fate attenzione. Potrebbe essere il Reaper, di già? No, mi sembrerebbe esagerato. Però le coppie danno sempre lo stesso potenziamento. Cioè siamo già al 4 e già dall'1 ci faceva il 50% di HP. Ma che strano, onestamente. C'è un nemico nei paraggi, ma... è estremamente rosso. È su un altro livello. È molto diversa dalle normali ombre di quest'area. Sarà uno scontro arduo. Se non sei sicuro, allora non entrare in combattimento. Le ombre formidabili. Sconfiggendolo otterrai una ricompensa più ricca del solito, ma preparati a uno scontro impegnativo e cerca di non diventare la preda. Ok, quindi facciamo già attenzione e colpiamolo alle spalle. Preso. Vediamo chi è la nostra preda. Oh, Al Kogan. Al Kogan di sicuro resiste agli attacchi fisici, vero? Controlliamo allora. Quindi, qua dobbiamo ovviamente giocare un po' più di attenzione. Controlliamo tutti gli elementi prima di attaccarlo fisicamente, che tanto di sicuro il fisico non è il suo problema. Tarunda riduce l'attacco. Ok, questo di sicuro ci è utile adesso come adesso. Ok, e tu prova col ghiaccio, vediamo. Vediamo se funziona. Ok. Colpo fulmineo, eh. Arca troia. Ha crittato male anche. Oh la madonna, quanti turni d'attacco ti fai, stronzo? Vabbè, proviamo anche. Quindi, debole alle frecce, no. Debole al taglio, no. Resiste ai pugni, giustamente un cacchio di wrestler ci stava. Manca solo il fulmine, però dubito. Dubito che il fulmine sia il suo problema. Neanche l'oscurità, quindi vuol dire che è solo molto resistente. Punto. Niente più, niente meno. Bastardo. E allora andiamo di attacco. Proviamo però comunque, giusto per sicurezza anche. L'unico proprio attacco che ho detto non sarà quello. Madonna mia. Ah, va bene, però almeno ci siamo riusciti. Sarà sopravvissuto? Certo. Il che vuol dire che se lo atterriamo adesso, in teoria dovremmo riuscire ad ucciderlo. Speriamo. Sai che forse no? Sai che forse no? È ancora vivo e ci tocca a noi colpirlo. Attacco ristabilito, aia. Ok, aumenta i critici di tutti qua, eh. Cura un po' tutti quanti, va. Giusto per stare tranquilli. Ok, brava. Quindi, tu parati. Tu parati perché lo ammazzi. E, ovviamente, noi proviamo a non ammazzarlo. Solo per avere la mano arcana, in realtà. Visto che ci dà ricchi premi, come dicono. A questo punto, tanto vale tentarla. Ok, in realtà è solo uno scontro un po' più difficile. Ulla, quanta roba. Essendo un'ombra grossa ti direi di prendere i punti esperienza. Vediamo se ne valsa la pena. Vediamo. Non lo so. Potrebbe essere stata una buona scelta, come potrebbe essere stata meglio forse quella dei soldi. Lo scopriremo dopo. Comunque, sia io che Yukari stiamo per finire i PP. Quindi dobbiamo iniziare a fare un attimo di attenzione in più per gli attacchi magici. Oh, le teste. Non mi ricordo a cosa sono deboli, onesto. Forse era il fulmine. Forse erano deboli al fulmine. Scopriamolo. Per fortuna. Poisma. Aia. Fuck. Scopriamolo subito. Madonna mia, meno. Non mi ricorderò un cazzo di storia e geografia. Ma quanto è bello ricordarsi ancora le debolezze dei nemici. E essere alterato anche dal veleno non ti permette di fare l'assalto. Era abbastanza ovvio, però. Le altre ti bloccano i movimenti. L'assalto, vabbè. Rigenerazione, sai, non è una cattiva idea. Se esiste l'evoluzione delle abilità,
potrebbe poi trasformarsi in qualcosa di meglio. A proposito, state sfruttando le abilità fisiche. Le abilità fisiche permettono di atterrare i nemici a prescindere dalle rispettive debolezze. Se ricordo bene, Akiko e Iori sono due specialisti. Fate un tentativo durante il prossimo scontro. In che senso? Ah, i colpi critici, quello intendeva. Mettere a segno un colpo critico può atterrare un nemico, grazie. Attaccando un nemico colpito da alterazione di stato aumenta la probabilità di ottenere un colpo critico. Quando si attacca un nemico in preda all'angoscia c'è alta probabilità di mettere un colpo critico, mentre se è congelato il colpo critico è garantito. Ottimo, buono da ricordarselo. Mano d'oro. E infatti, ora scappa. 3, 2, 1. Purtroppo queste mani qua ad ora sono ancora troppo, tra virgolette, resistenti. E infatti non abbiamo modo di ucciderle se non, secondo me, con alterazioni di stato o eventualmente un critico che poi ci fa fare l'assalto. Guarda perforazione. Oggetto che ci resiste alla perforazione? Illusione perforazione. Sai che è tanto meglio combattere le ombre normali a questo punto? Ah, mano arcana gratuita tra l'altro. Oh, schiva fuoco. Questa è buona. Schiva fuoco è buona perché, appunto, se c'è la trasformazione delle abilità, potrebbe trasformarsi, guarda un po', orecchini pugnale. Inevita fuoco o addirittura resisti fuoco, assorbi fuoco, respingi fuoco. Orecchini pugnale, riduce danni da perforazione. Beh, oddio, già ridurre piuttosto che illusione bassa. Tutte le statistiche aumentano all'inizio della prossima battaglia. Ci mancano 200 punti all'incirca per salire tutti di livello, tranne appunto il senpai, visto che lui era già di un livello superiore. Sembra che non ci siano nemici su questo piano. Possiamo riprendere fiato, ma potrebbe essere la quiete prima della tempesta. Fortunatamente possiamo sfruttare un teletrasporto a doppio senso. Consiglio di riorganizzarci. Quello sì, almeno posso fare un salvataggio. 34esimo piano. Mi sembra strano che già siamo arrivati alla metà, però ho per caso fatto una richiesta? Sì, 450 ombre. Allora, adesso non sfrutterei ancora le chiavi, visto che abbiamo abbastanza oggetti per poter appunto ricaricarci un po' di SP. Perché così, metti anche che oggi riuscissimo ad arrivare senza aver neanche sprecato le chiavi, ce le teniamo ovviamente per le volte successive. Ma mi sembra strano che non ci sia nulla, onestamente, però. E invece al prossimo piano qualcosa c'è. Ah, ecco, adesso fanno le cose a questo modo. Al piano di prima non c'era nulla, al prossimo c'è, ma ovviamente non c'è il teletrasporto. Rilevo un nemico potente più avanti, state tutti allerta. Che cosa? Non c'è il teletrasporto? Ma pensa? Non possiamo fare altro che proseguire, dobbiamo prepararci al peggio. Chi l'avrebbe mai detto? Allora, adesso te lo danno prima del nemico, ma non con il nemico. I prossimi piani probabilmente sarà nemico e poi il teletrasporto. Se no non sarebbe una sfida. Allora, quelli sicuramente sono deboli al ghiaccio. Lui o il vento o l'elettrico, ma non ci giurerei. Scopriamolo. Muoviamoci squadra, non perdetemi di vista, ma solo lui parla. Ok, prima di tutto scopriamo le vostre debolezze. Ok, resiste al vento. Garula, elettrico, per forza. Quindi evitiamo. Però il fendente ve lo beccate, magari sia mai che facciamo un critico. Ok, il tavolo ha già preso più danni di quanto mi aspettassi. Evita. Affanculo. Però, ecco qua. Ok, l'abbiamo mancato. Aia. Vediamo se c'ho ragione. Ovviamente c'ho ragione. Quindi, uno. Scopriamo. No, beh, forse è meglio attaccare prima i tavoli. Due. E scopriamo quindi se è debole all'elettricità o no. Quindi, Akiko. Attacca e. Ma zio. Ovvio. Attacca di vento, è ovvio che sia debole all'elettrico. Forse potevo fare uno zio, è vero, ma in realtà era tutto per la sicurezza. Metti che lo evitava di nuovo, almeno i tavoli, fium, ce li siamo già levati dalle scatole. Dunque, e ora iniziamo un po' a fare male normalmente. Aia, eh no, e dai. Che palle,
Ma allora, posso dire che mi sembra che si stanno accanendo un po' troppo su Junpei qua? Dov'è il cura veleno? Eccolo qua. Beccati sto zio. Stronzo, tra l'altro. Ecco fatto, e beccati un assalto. Al prossimo tocca a noi, di nuovo a zio, e di nuovo assalto. Se non muovo, vabbè, che tanto le mani arcane ci servono relativamente poco su sti nemici, visto che tanto non vanno. Quasi quasi lo ammazzo. No, andiamo sul sicuro. Andiamo sul sicuro. Facciamola finita. Quanto è bello Angelo, mamma mia. Bellissimo. Ok, 1300. Non male, non male. Vediamo. 137 SP. Ok, è andata abbastanza bene. Ne abbiamo di strada da fare, però. Non battete la fiacca nel tempo libero, quando torneremo nel dormitorio. Fa una gran bella differenza per il vostro recupero. Cavolo, l'altro giorno ero così a pezzi che sono crollato in mutande nel letto. Sembra proprio da te, Junpei. Mi sorprende che non ti sei preso il raffreddore. Beh, sentirselo dire da un veterano come il senpai ha una sua importanza. Un veterano, eh? Mi ricordo una storia che risale a prima del vostro arrivo in dormitorio. Una certa persona che, dopo un allenamento intenso nella sua stanza, è svenuta per la stanchezza, inzuppata di sudore, per poi svegliarsi con un gran raffreddore. Quello era solo... Sono crollato mentre ancora avevo i calzini. Comunque, basta chiacchiere. Andiamo avanti, Star. Che fai, ti vergogni? Ok, vediamo. Speriamo ci sia un forziere da tre. No, solo un forziere normale. Anima da masticare, dovrebbero essere 100 SP se non ricordo male. 100 SP. Ok, 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 iniziamo a salire finalmente. Ah, due piani di boss di seguito, eh. Rilevo un nemico potente più avanti, state tutti allerta. Ok, questo non me l'aspettavo. Le battaglie sembrano non finire mai, tenete duro. Rilevo un altro piano di confine tra sette piani. Sette piani, eh? Ok, ce la possiamo fare. Quindi questa è una sorta di guardia di confine. Sembra pane per i nostri denti, conto su di voi. Sette piani, ok. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare allora. Non sprechiamo oggetti importanti, ma almeno, ecco qua. Allora, se tutto è normale, quelli sono deboli al vento e il dado all'elettrico. Non ne sono sicuro. Non ne sono sicuro. Però effettivamente dobbiamo guardare i nomi, giusto per controllare. Gemelli carnefici e dado inquietante. Ok, non sappiamo assolutamente nulla. Quindi proviamole tutte. Ok, nessun danno dal vento. Aia. Critico aumentato. Aia, 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 aia. Questo fa male. Questo fa male perché vuol dire che loro ci vogliono buttare giù. Peccato che lo facciamo prima noi allora. Junpei, rifallo. Ok, ok. Non importa, già uno in realtà è quasi andato. Va benissimo così. Ci provo. Peccato, però angoscia. Siamo riusciti ad angosciarlo, dai, almeno quello. Va bene, andiamo di taglio potente. Nella speranza di un critico. Pure, addirittura. Va bene, iniziamo ad occuparcene almeno di uno allora. Sconcerto, aia. Ah, che palle. Yori, pensaci tu. Fai un critico. Va bene, va bene. Non importa. L'importante è che almeno uno l'hai fatto. Oh, ma quanto è bravo quello a schivare. Scusami un attimo. Scusami, eh. Oh, che cazzo, bravo. Porca miseria. Te, crepaci. Danno diminuito, però io peccato che pure ero angosciato. Ok, perfetto. Perfetto, grazie, mi hai anche curato. Pensa un po' quanto sei scemo. Pensa un po' quanto sei fesso. Critico? Assalto? No, strano ma vero no. Peccato, va bene, tanto non cambiava assolutamente nulla. Abbiamo vinto, quindi. Madonna mia. Due critici di seguito. Facciamo anche tre? No, perché è morto. Questo è il problema ovviamente di aumentare i critici a tutti. 3000 punti, fantastico. Perché questi scontri spalle a spalle? Già, è la prima volta. È come se ci stessimo andando piano.
Non riesco a rilevare uno schema nell'aspetto di questi piani. C'è ancora troppo che non sappiamo. Dobbiamo prepararci ancora meglio e ritirarci in fretta quando siamo allo stremo. Non è quello il problema, quindi tanto possiamo farlo. Ci stiamo davvero andando giù pesante nel giorno del tuo ritorno. Come va, Sanada-senpai? Già, è un luogo piuttosto inquietante, eh. Mi sento tremare adesso. Non vedo l'ora del prossimo scontro. Stai sorridendo? Ma chi sei, il protagonista di un manga di combattimento? No, quello sono io. Santo cielo, non cambi mai, vero, Akiko? Star, sei tu il nostro leader. Hai modo di restare vigile. Il che vuol dire, se crepi tu, moriamo tutti. Eccolo qua il teletrasporto. Però c'è anche un forziere, magari? Sì, due addirittura. Uno da tre, uno da due. Prendo solo quello da tre perché sono abbastanza sicuro sia... Esatto, un'arma. La Juzumaru, che non è tra l'altro quello che ci ha chiesto di fargli vedere Elizabeth. Aspettiamo prima di darglielo. E tra l'altro aspetterei prima di prendere anche questo. No, no, facciamolo. Tanto finché abbiamo almeno 7 frammenti... Ah, lo sapevo che era una pessima idea. Posso stare tranquillo. Poi vabbè, adesso ci mancano 7 piani. Ce la possiamo fare. Elizabeth, sta spada io te la devo far vedere, ma me la tengo tra rubi? L'hai già completata, ecco la tua ricompensa. Ah, ok, grande. Mi aspettavo almeno, sai, una piccola descrizione da serie. Wow, una lama magnifica. Nice cock. 107,95. Chance di critico bassa, boia. Figa, è il doppio del danno che facevi prima, fra un po'. Junpei è bello salito di qualità adesso. Ma anche Yukari. Siamo io e il senpai che siamo un attimo indietro ora. Ok, 7 piani. Non penso che saranno un problema, onesto. Rilevo una lieve presenza nemica su un piano molto più in alto rispetto al nostro. Nel senso che c'è poca presenza di ombre, quello mi intendi? Ecco qua. Sarà ancora il wrestler? No, è il leone nero. Ok, ovviamente al primo tentativo è sempre meglio provarle tutte. Poi, una volta scoperto, iniziamo ad abusare delle sue debolezze. Debole al fuoco, perfetto, perfetto, grande. E allora vai, Junpei, questo è tutto tuo. Questo qua ti faccio usare solo a te i pp, così non li sprechiamo per tutti gli altri. Grande Junpei, bravo. Tra l'altro ho appena visto la spada, figa. E fendente del vuoto. No, 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 punti esperienza. Visto che è una bella ombra, ci darà un bel po' di esperienza, immagino. Vediamo. 700 non è male. Roba nuova. Se non ricordo male dovrebbero essere deboli al vento, ma non ci giurerei. No, infatti. Forse al ghiaccio, ma di sicuro non al fuoco. Di sicuro non al fuoco, però giusto per sicurezza le tentiamo un attimo tutte. E con lui dobbiamo smettere di usare i PP perché ormai li ha finiti. No, a quanto pare non è debole al ghiaccio. Non ha fatto l'animazione. Meno male che non l'ha fatto su di noi. Meno male che non l'ha fatto su di noi, mamma mia. Noi eravamo 100% morti con Angelo e anche con Tam Lee. E livello 16. Il che vuol dire che appena usciamo da qui, tra qualche piano con... Ok, questo lo lasciamo indietro, onesto. Se ha solo un pulsante non mi interessa. Dicevo, appena troviamo un teletrasporto o prima di uscire, facciamo qualche nuova fusione per vedere se ci dà qualcosa appunto al nostro livello adesso. Vediamo. Perfetto. E tra l'altro ci va anche di culo mano arcana. Ci va anche di culo. Spero di avere abbastanza. 4x3. Ok, ce l'abbiamo. Perfetto. Ok, vittoria. Catta. Ah, peccato però. Forse abbiamo ancora possibilità di mano arcana. Abbiamo fatto 4. Ancora uno, voglio dire. Speriamo che ce la dia. Speriamo ci dia la mano arcana. Yes. Ed è proprio quello che speravo. IPP, da IPE. Dai, quanto ci dai? Ok, buono, 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 buono. E tu cosa hai preso? Risposta, possibilità di riflettere un attacco. Grande. Bene, il perimetro è messo in sicurezza. Abbiamo ancora tempo prima che le ombre ricompaiano. Fare una ricognizione potrebbe essere utile. Esplorare? Uno di noi si separa dal gruppo per esplorare il piano. Così potremo esplorare in modo più efficace, giusto? Certo, è comunque rischioso, ma in solitaria dovrebbe essere più facile evitare le ombre. Se chi esplora trova le scale, Star e la squadra sapranno già dove andare. Qualcuno vuole farlo? Quindi è anche automatico? Ok, vai.
Perlustrazione. Dopo un combattimento, la possibilità di andare in perlustrazione. Se decidi di perlustrare l'area, uno dei tuoi compagni abbandonerà momentaneamente il gruppo per cercare la strada verso il piano successivo. L'alleato mandato in perlustrazione raccoglierà anche oggetti che consegnerà una volta tornato al gruppo, un piano successivo. Se sceglierai di perlustrare l'area, il tuo gruppo avrà un membro in meno su cui contare. Ma... esatto, quel forziere lì, me l'ha sprecata la chiave o me l'ha aperta per magia? Ho dato una rapida occhiata. Tieni, raccolta questo, già che c'ero. Beh, 1700 yen, mica male. Sembra vi siete riuniti tutti in sicurezza. Ben fatto con la ricognizione. Ok, adesso... con più calma. Adesso con più calma dobbiamo andare sui nemici. Ho finito tutti gli strumenti per i pipì. E non vorrei sprecare le chiavi, visto che... media. Non vorrei sprecare le chiavi per curarci se ci mancano pochi piani ormai per la fine. Ok, ombra grossa con di nuovo il leone, che è debole appunto al fuoco. Mano arcana, più punti esperienza. Quanto ci dai? 500? Circa? 700, ottimo. Ci mancano esattamente 700 punti per salire al prossimo livello, tra l'altro. Ci sono due forzieri, uno normale e uno da due. Quello da due onestamente per adesso lo lascio da parte. Non mi va di sprecare tutte quante le mie chiavi. Ok, abbiamo io, Yukari e Akiko, che abbiamo finito i pipì ora. Abbiamo tre polveri dell'anima, le prenderei io, Yukari, e nel momento del bisogno la riprendiamo ancora io o lei. Akiko sì, però non è la sua... ho sbagliato tra l'altro. Non è la sua priorità comunque usare le magie. Mi stavo già ponendo il problema. Chi la usa il prossimo? Bravo, un genio. Porca miseria, ho sbagliato tasto, volevo fare cerchio e invece ho fatto X due volte. Però siamo arrivati, dai. Dunque, questo è il 40° piano. Non che il numero valga qualcosa, resta comunque un traguardo, continuate così. Grande. 500 punti esperienza, fantastico. Dai, saliamo tutti di livello tra poco. Potenzia folgorazione, aumenta la chance di infliggere folgorazione. Ottimo, ottimo, ottimo. Ma tra l'altro poi lui non è neanche male in magia. Ho detto una cazzata prima, perché lui è ben messo su tutto. Quindi in realtà lasciarlo senza PS non è stata la migliore delle idee di oggi, forse. Riduce i danni da oscurità. Beh, potrebbe essere una buona scelta per noi, sai. 400 punti esperienza. Dai, siamo sempre più vicini a salire di livello. Scusa un attimo, mi è appena venuto un dubbio. Devo controllare una cosa. 431. Ma i punti esperienza che prendiamo vengono divisi fra tutti. Abbiamo appena preso 400 punti e lui era 1110 che era. E praticamente diviso 4 si è preso 100 punti. Questo rende ancora il quantitativo di punti esperienza che prendi ancora più infimo. Mamma mia, è veramente pochissimo se lo dividi fra tutti. Cos'è, il trono di spade? Rilevo un nemico potente più avanti, state tutti allerta. Se un nemico non vuole cedere, puoi usare l'abilità per potenziare gli alleati o indebolire gli avversari. Aumentando la tua difesa e riducendo l'attacco del nemico, potresti resistere agli attacchi più potenti. È una valida strategia negli scontri più ardui del previsto. Elabora strategie valide per combattere un nemico efficace. Quassù non avverto alcun nemico. Forse ci avviciniamo a un piano di confine. Arrivarci sarebbe un grande risultato. Conto su di voi. Ottimo. Quindi alla fine ce l'abbiamo fatta. Vediamo se possiamo fare qualcosa di nuovo, ma dubito di poter fare qualcosa di meglio di quello che abbiamo adesso. Io sono principato. Bisogna sempre seguire la legge e l'onore prima di ogni altra cosa. Sarà la forza che difende il tuo onore. Beh, Tam Lee non era male, però questa almeno è specializzata negli attacchi tipo luce. Eccolo qua, è lui? No, è Mithras allora. Mithra è questo qui. Eventualmente posso rifare Tam Lee, tra l'altro. Ok, io penso che ce la facciamo. Andiamo. Ah, è la statua. Mi spiace, ma passeremo comunque. La statua. Mi ricordo che era resistente. Svelata la debolezza. Ok, era uscito svelata la debolezza, ma non è uscito qual è la debolezza. Se solo conosciamo le sue debolezze, ma vaffanculo. Vabbè, tentiamole un attimo tutte. Anzi, scusa un attimo, questa cos'è che fa? Confusione a un nemico, ma penso che le boss fight non valgano. Beh, fantastico sapere la debolezza senza sapere la debolezza. Ok, proviamole un po' tutte. Il primo che riesce a fare un danno, ragazzi, vince qua, Dubito che sia l'elettrico, sai. Però, tentiamola.
Forse debole ai pugni, sai? Prende la scossa. Fantastico. Però, allora, prima non ho letto. Però non c'era scritto se colpire qualcuno con la scossa ci passa la scossa. Io starei comunque attento, per sicurezza. Ho qualcuno con ribellione? Perché se ce l'abbiamo, aumentiamo la chance di critico o di lui o di quell'altro, di Junpei. No, mi sa che l'unico che ce l'aveva, cavolo, l'ho tolto dalla squadra. Vabbè, e allora proviamo ad attaccare. Bassa chance di malia. Dubito che essere folgorato ti butti anche la malia. Taglio potente, vediamo se fa danno. Ok, tutto fa danno, quindi. Pugno sonico. Ok. Ci ho sperato in un critico, eh. Cos'è che ha fatto? Difesa diminuita, eh. Mi piacerebbe. Dai, Yukari, ce la puoi fare. Confido in te io. Di nuovo taglio potente. Anche se forse noi dovremmo fare un attimo i buffer, sai? Riduce l'attacco del nemico. Vabbè, non penso che lui abbia chissà quale grande attacco. Oddio, è un boss, quindi potrebbe averlo anche, eh? Aia. Ottimo. Aumentiamo l'attacco di almeno Akiko. Yori, per favore, riporta in vita quella lì, dai. Almeno si prende un po' di punti esperienza. E per favore, stai attenta ora. Pugno sonico. Ok, angoscia. Aia. Mi spiace, zona sbagliata. Se ha tutti gli attacchi qua, è inutile anche dire vai tu in difesa, tu sì, tu no. Attaccate e speriamo di tirarla giù, ragazzi. È l'unica cosa che c'è rimasta da fare. Akiko, ti prego, buttala giusta qua. Perfetto, angoscia provata. Ma che palle! Sta facendo un attacco su tutti quanti. Sta facendo un attacco specifico su tutti quanti questa. Quindi noi adesso ci curiamo che è meglio. Ecco qua, brava. Difesa ristabilita. Ok, dai. Dai, dai che ci siamo. Ah, fuck. Ok, si è rialzato. Grande Junpei. Oh, è andata. Non era difficile. Mi ha sorpreso il fatto che mi abbia abbazzato, ma aveva tutti quanti gli attacchi di tutti, quindi ottimo. Fantastico, tutti saliti di livello. Sukunda che fa? Riduce la precisione, ok. Basta solo lei, peccato. Va bene, eliminiamo di nuovo il guardia. Ci servirà la strafina qui. Ehi, Kirijo Senpai, il segnale va e viene. Scusate, prova 1-2-1-2. Ok, ora è di nuovo normale. Ci sono problemi di trasmissione. Siamo piuttosto in alto, il segnale sarà debole. Che facciamo se perdiamo il contatto? Kirijo Senpai è la nostra ancora di salvezza. Credo di già sapere cosa succederà. La ricognizione non è esattamente la specialità della persona di Mitsuri. Se la cava bene con l'equipaggiamento aggiuntivo, ma comunque dei limiti. Scusatemi se vi do queste preoccupazioni. Ci ho detto, il nostro equipaggiamento ha ancora un altro po' di autonomia, quindi non dovrebbe essere un problema. Dal canto mio cercherò di risolvere i problemi di connessione. Voi continuate ad esplorare per ora. Certo. Andiamo, ragazzi. Aspetta, giusto per stare tranquilli. Torniamo un attimo indietro, appunto giusto per sicurezza. Facciamo un salvataggio e ritorniamo su. Avrei bisogno di un'arma io o comunque Akiko. Che dici, gioco? Ce ne dai una? Per chi sarà di noi due? Catena di perline. Secondo me è per lui. Secondo me più che per me è per lui. Vediamo. Abito da sera. Oh no, è un costume. Ma che mi frega del costume cosmetico. Ma che... che sfaccimma è Kist. Abito da sera, per Junpei tra l'altro, manco per tutti. Vediamo. Porco di quel... Sai che non me li vale tre chiavi sta stronzata? Oh no, guarda.
va bene tutto. Va bene il completismo, va bene tutto il cazzo che vuoi, ma io tre chiavi per sta cagata non me le spreco, ma proprio manco per il cacchio. No, va bene il roleplay, va bene il completismo, ma porca miseria, no. Se poi non aveva il cilindro, ammetto che forse ancora la tenevo. Onesto, è giusto che ci siamo, scopriamo se cambia il loot. No, il loot delle cose non cambia, a quanto pare. Forse di questi qua che sono fissi, magari no. Un altro vicolo cieco. Per il momento non possiamo spingerci oltre. Ottimo lavoro. Abbiamo raggiunto un altro checkpoint. Tornate quando siete pronti. Ok, questo vuol dire che questo è il testo numero 2. Il laboratorio di ricerca ergo del gruppo Kirijo sta allestendo una struttura su quest'isola. Non ha senso. Anche una ricercatrice semplice come me lo capisce. Cosa sta succedendo su quest'isola? Quindi ci sono... è già il momento di uscire. Elisabetta, dammi un po' di soldini, per favore. Sono povero. 20.000 yen. Onesto, potrei rimanere ancora un po' a livellare. Però... secondo me siamo a posto. 55.000 yen. Ottimo.